Eccoci qua. Cominciamo a essere un po'. Allora, bentornati al nostro appuntamento del venerdì. Mi sistemo le cose. Il nostro appuntamento con le storie. E vi ricordo. Ciao Valeria, c'è anche Valeria. E a Mario piace Bennato, visto che è un suo compaesano. Bene. Bene, Ale, sì, le ho fatte ballare un pochino mentre aspettavamo. Allora, prima di iniziare, vi ricordo che domani alle 11 c'è il consueto appuntamento con le ricette dal mondo e domani ci sarà una ricetta dal Burundi. Quindi non ve la perdete, non ce la perdiamo, che sarà sicuramente qualcosa di buonissimo. Poi mangiare è sempre bello, cucinare ancora di più, ancora meglio farlo in compagnia. E quindi domani alle 11 una ricetta dal Burundi. E ok, intanto vi spiego. Allora, in questi giorni ho raccontato delle storie con dei personaggi, degli animali che ero sicura vi sarebbero piaciuti. Oggi vi racconto. È entrato mio padre. Oggi vi racconto una storia un po' diversa. È una storia che piace tanto a me questa volta. Quindi questa volta mi sono scelta una storia da sola. E a differenza delle altre volte non avrò delle marionette di stoffa come quelle che ho fatto l'altra volta. Oggi ho fatto dei burattini diversi, diciamo, perché la storia è una storia, ha dei personaggi un po' particolari, un po' bizzarri, un po' strani e era praticamente impossibile realizzarli con le marionette, per cui li ho fatti in un altro modo, che poi dopo vi farò vedere. Sono delle sagome praticamente e quindi oggi racconterò una storia con quelle, sarà un po' come leggere un libro animato. Spero che vi piaccia, la storia è bellissima, spero che vi piaccia comunque anche questo modo di raccontarla e niente, intanto vabbè, volevo aspettare se arrivava Federica. Bibi c'è, Ale anche. Se arrivava qualcun altro dei nostri amici e poi magari inizio a raccontare la storia. Intanto spero che stiate tutti bene, mi mancate sempre tanto. Qualcuno sono riuscita a vederlo questa settimana, anche qualcuno ho incontrato per caso e devo dire che è strano, è veramente strano incontrarvi. Ciao Maria Elena, ciao. E dicevo che è strano incontrarvi, soprattutto dopo tanto tempo e non potervi abbracciare, insomma, questa cosa di stare a distanza è molto strano, anche un po' triste, però è necessario. Però è sempre bello vedervi anche se a distanza. Sempre bello. E niente. Non so se arriva Federica, se vogliamo aspettare un altro pochino. Che dite? Maria, che faccio? Aspettiamo un altro minutino se arriva Fefè. Vabbè, scrivetemi, scrivete qualcosa. State bene voi? Com'è andata questa settimana? Avete mangiato? Avete cucinato insieme a noi? Vi state annoiando a casa? Ciao, moscerino. Ah, c'è Federica Papagno! Federica, ciao! Mannaggia, non leggo i tuoi commenti. Mi fa piacere che ci sei. Spero che tu rimanga fino alla fine, così poi mi dici se ti è piaciuta la storia. Ok. Maria dice che Federica Fefè
tra un pochino arriva, che sta fuori. Va bene, allora credo che possiamo cominciare. Controllo l'ora. Devo chiudere un attimo, Dani, mi chiudi la porta per favore, perché ho i cani che abbaiano di fuori. Il bello della diretta. E se no non si sente niente, insomma, fanno confusione. Allora, io direi a questo punto, allora iniziamo. E adesso io girerò lo schermo perché insomma ho fatto dei disegni un po' per la scenografia come faccio sempre. E niente, vi racconto questa storia bellissima che si intitola Pezzettino ed è sempre una storia di Leo Leoni. Vi ricordate la storia dei topolini? È sempre lo stesso autore. Io ovviamente l'ho un po' modificata, ho aggiunto delle cose per renderla più adatta. Ciao Vittorio! Che bello che ci sei! Come stai Vittorio? Stai bene? Vittorio è sempre impegnatissimo. E vi state allenando, ragazzi? E non mi ricordo più. Ah, sì, raccontavo la storia. Vabbè, niente. Dai, allora cominciamo, va bene? E poi dopo mi dite alla fine se la storia vi è piaciuta e se avete anche delle idee, perché io comincio quasi ad esaurirle. Ok, allora giro lo schermo, così racconto la mia storia. Ecco qua, un po'. Ok. Via. In un posto molto lontano da noi, un luogo bizzarro, abitato da creature altrettanto bizzarre, c'era Pezzettino. Lui era molto più piccolo rispetto alle altre creature di quel posto. Queste creature, infatti, avevano straordinarie capacità. Erano coraggiosi e sapevano fare tante cose, mentre il piccolo pezzettino non era così. Lui non si sentiva speciale, non si sentiva bravo in niente. Anzi, spesso si domandava se in realtà non fosse un pezzettino di qualcun altro, che chissà come doveva essersi staccato e infine perso. Così diverso dagli altri, da tutti i miei amici. E poi non ho nessuna straordinaria capacità. L'unica spiegazione è che io sia il pezzettino di qualcuno. Sì, per forza, devo essermi perso e forse quel qualcuno mi starà cercando. Forse dovrei provare a mettermi in viaggio e cercare chi mi ha perso. Così, pezzettino salutò i suoi amici. E iniziò il suo personale viaggio alla ricerca di ciò che era veramente. Camminò e camminò fino ad arrivare nel posto in cui viveva quello che corre, una creatura grande e velocissima. Oh, so che è una creatura molto grande e decisamente straordinaria. Forse è lui che mi ha perso. Sarebbe bello essere parte di qualcuno così veloce e correre liberamente ovunque. Oh, ma eccolo lì! Tu sei quello che corre! Che domande! Certo che sono io! Chi altro potrei essere? E tu chi sei, piccoletto? Io sono Pezzettino e ti stavo cercando. Volevo chiederti se per caso sono un pezzetto di te. Come farei a correre così velocemente se mi mancasse un pezzetto? Oh, capisco. Allora dovrò cercare ancora. Che idea bizzarra! Io senza un pezzetto! Disse quello che corre sorpreso e se ne andò, riprendendo la sua rapida corsa.
Non devo arrendermi. Continuerò a cercare e troverò la creatura che mi ha perso. Così, Pezzettino si rimise in viaggio. Ah. E ben presto arrivò al paese di quello forte. Oh, chissà come sarebbe bello poter disintegrare le rocce più grandi e dure e ogni ostacolo che si incontra sulla propria strada, invece di dover sempre cercare il modo per superarlo, pensava Pezzettino mentre camminava speranzoso. Ma ecco che ad un certo punto sente un gran frastuono e una nube di polvere si alza dietro un mucchio di macerie. Un po' timoroso, Pezzettino si dirige in quella direzione, sicuro di aver trovato chi stava cercando. Oh, speriamo che non si arrabbi con me perché l'ho disturbato o perché mi sono staccato da lui. Sicuro, mi farebbe in mille pezzi. Ehi, chi sei tu, piccoletto? Cosa ci fai qui? Potresti farti male, non sai chi sono io? Oh, sì che lo so, tu sei quello forte. Esatto, e dovresti aver paura a venirmi così vicino. Ma io volevo farti una domanda davvero molto importante. Bene, allora, ti ascolto. Ok, per caso sono un tuo pezzettino? Oh, ma che assurdità! Come farei ad essere così forte se mi mancasse un pezzetto? Hai visto quanto sono forte? Hai visto che posso distruggere queste rocce con il minimo sforzo? Oh, niente, non ho avuto fortuna neanche questa volta, ma non posso arrendermi. Devo cercare ancora. E così Pezzettino si rimise in viaggio e camminò tanto, talmente tanto che riusciva a vedere il mare. Oh, il mare! Oh, lì è dove vive quello che nuota. A me l'acqua è sempre piaciuta. Chissà, forse è da lui che mi sono staccato. Pezzettino accelerò il passo dirigendosi verso il mare. Si fermò sul bordo di una roccia aspettando e sperando che quello che nuota emergesse dalle onde. E infatti non dovette aspettare molto. Ciao piccoletto, cosa ci fai qui? Queste acque sono pericolose per un pizzettino come te. Andresti giù come un sasso. Ma io non volevo fare una nuotata. Io speravo di incontrarti. E perché mai? Volevi vedere quanto è bello e potente quello che nuota? Veramente no. Cioè, sì. Io volevo chiederti se per caso sono un tuo pezzettino. Un mio pezzettino? E mi spieghi come farei a nuotare se mi mancasse un pezzettino? Non lo so, io speravo di sì. Incredibile, io senza un pezzettino. Sono il re delle acque, non mi manca nessun pezzettino. Non volevo offendere nessuno io, pensò tra sé Pezzettino dispiaciuto. Sarà meglio rimettermi in viaggio. E così camminò fino alle montagne. E in cima alle montagne c'era quello che vive sulle montagne. Ehi! Ehi, tu lassù! Chi è che disturba la mia tranquillità? Mi chiamo Pezzettino. Per caso sono un pezzettino? Assolutamente no! Potrei arrampicarmi fin quassù, forse, se mi mancasse un pezzetto? Oh, no, certo che no, disse Pezzettino con un filo di voce, riprendendo il suo cammino. Camminò ancora un po',
finché in mezzo a una radura scorse una grande ombra che girava sul prato. Alzò gli occhi al cielo e vide in tutto il suo splendore quello che vola. Oh, poter volare, questo sì che sarebbe bello davvero. Scusami, dici a me? Ti sei perso, piccoletto? Ah, non lo so, speravo che tu potessi aiutarmi. Per caso sono un tuo pezzettino? Un mio pezzettino? Riuscirei a volare in questo modo se mi mancasse un pezzettino? Guarda, guarda come cavalco il vento e quanto posso andare in alto. Oh, peccato, mi sarebbe piaciuto riuscire a volare. C'era ancora tanta strada da fare, ma Pezzettino non voleva darsi per vinto. Lui era proprio convinto di essere il pezzetto di qualcuno e avrebbe scoperto di chi. Forse dovrei provare ad andare da quello saggio, anche se non dovesse essere un suo pezzetto. Magari potrà aiutarmi a scoprire chi sono. Per cui Pezzettino si mise in viaggio, direzione la grotta di quello saggio. Dovette camminare a lungo per raggiungere la sua destinazione e sperava proprio ne valesse la pena, perché iniziava a sentirsi davvero stanco. Sono un tuo pezzetto? Oh, questa è bella! Come potrei essere così saggio se mi mancasse un pezzetto? Oh, ma io devo pure essere di qualcuno. Beh, dovrai cercare ancora. Ma ho già girato in lungo e in largo. Come faccio a scoprire a chi appartengo? C'è solo una cosa che ti rimane da fare. Vai all'isola Chi Sono. Pezzettino tornò a casa a riposare. Era troppo stanco per intraprendere quel viaggio. Ma il giorno dopo salì sulla sua barchetta. E affrontò un viaggio lungo e burrascoso fino a raggiungere l'isola Chi Sono. Era stanco e tutto bagnato. Che strana quest'isola! Non c'è un albero, non c'è un filo d'erba, solo pietre. Pietre dappertutto. Ma soprattutto non c'è nessuna creatura vivente. Perché mai quello saggio mi ha detto di venire qui? Beh, un motivo doveva pure esserci. Così Pezzettino camminò e camminò e camminò, prima su, poi giù, poi di nuovo su, finché, esausto, inciampò e cadde, cadde, cadde fino a ruppersi in tanti pezzettini. Quello saggio aveva ragione, ora so che anch'io sono come tutti, anch'io sono fatto di tanti piccoli pezzi. Così si ricompose e quando fu sicuro che non mancasse all'appello neanche uno dei suoi piccoli pezzi, tornò alla barca. Remò, remò, remò tutta la notte per tornare a casa il prima possibile. Arrivò a casa e qui c'erano i suoi amici ad aspettarlo. Erano preoccupati
e anche un po' curiosi di sapere com'era andato il suo viaggio. Pezzettino, stai bene? Oh, sei riuscito finalmente a capire chi sei? Oh, sì, amici, io ho capito. Io sono me stesso! I suoi amici non erano sicuri di aver capito bene cosa intendesse dire, ma sembrava così contento. Se tu sei felice, siamo felici anche noi. Felici per te, pezzettino. Fine. Eccoci qua. Allora, è una storia un po' diversa, raccontata... Ciao Jude! In modo un po' diverso, ma vi è piaciuta questa storia? A me piace tantissimo, perché Pezzettino ci fa capire che è vero, siamo tutti diversi, no? E c'è chi è alto, chi è basso, chi è moro, chi è biondo, chi è più piccolo, chi è più grande. Siamo tutti diversi all'apparenza. Però, grazie Alessandro, grazie Bibi. Però la verità è che in effetti siamo fatti tutti allo stesso modo. Abbiamo tutti un grande cuore. E soprattutto... non sempre abbiamo bisogno di qualcun altro per sentirci veramente completi in noi stessi. Noi siamo noi stessi e siamo completi così come siamo. E non dobbiamo sentirci diversi dagli altri solo perché siamo esteticamente diversi. C'è anche Corrado. Ciao Corrado! Corrado, l'hai ascoltata la storia? Ti è piaciuta? Io non posso leggere i commenti di Corrado, quindi spero, attendo che Maria mi faccia sapere se a Corrado è piaciuta la storia. E niente, quindi per questo a me questa storia piace così tanto, perché ci insegna veramente tanto. A me le storie di questo autore piacciono molto, e le leggo sempre con piacere. E quindi questa è proprio la mia preferita in assoluto e ci tenevo a raccontarvela e a condividerla con voi. Spero che vi sia piaciuta allo stesso modo. La prossima volta tornerò a fare le marionette che so che vi piacciono tantissimo. E me lo dite sempre. Tra l'altro l'altra volta Alessandro ha fatto una mia imitazione di me che raccontavo la storia dei gattini. E la ricordava anche la storia e mi ha fatto veramente tanto piacere perché vuol dire che le storie vi piacciono, che vi piace quello che faccio e sono contenta perché questo è lo scopo e quindi niente, continueremo così. Se avete idee raccontatemi, fateci sapere, scriveteci, così tanto di tempo ne abbiamo, io di storie in mente ne ho tante e insomma poco per volta, piano piano le faremo un po' tutte, insomma tutto quello che è. Sì, Alessandro imitatore è fantastico, fa pure la vocina, faceva la vocina. Ah, oh, Largo Argentina! Mi imitava perfettamente, anzi Alessandro è un attore proprio. Vedi, mi servirebbe come aiutante, potrei fargli fare anche le voci dei personaggi perché le farebbe benissimo. E niente, io vabbè, vi ricordo i nostri appuntamenti e se volete dirmi qualcosa scrivete che io i commenti li leggo. Anche se volete dei personaggi per le storie, insomma, scrivete chi vorrebbe cosa, senza problema. Tanto ve l'ho detto, di tempo ce n'è, di giorni ne avremo tanti per farle, quindi una volta una storia, una volta un'altra. E le racconteremo.
E comunque potete continuare a rivedere i video che vengono sempre salvati, per cui li trovate sempre sulla pagina Quadradollus e potrete rivedere tutti i nostri video. Vi ricordo domani l'appuntamento con la ricetta del Burundi, che sarà sicuramente buonissima come tutte le ricette del mondo, e alle 11. E poi niente, ricomincia la settimana. Lunedì alle 16 c'è di nuovo Maria. Correggimi se sbaglio, però era lunedì alle 16 e sabato alle 11 le ricette dal mondo, no? Oh, c'è anche un nostro caro collega Francesco. Ciao, spero tu stia bene. Non ci vediamo da un sacco di tempo. Spero tu stia bene. E io Francesco l'ho raccontata la storia, e comunque dopo riguardati il video così te la vedi anche tu. È bella, eh? Scusate, faccio chiudere la porta perché nel frattempo mio padre trapana di fuori in giardino. C'è il caos oggi in questa casa. E niente, quindi poi martedì ci sarà Luisa. Un minuto, scusate, è la diretta. Lunedì, no, lunedì le ricette, martedì ci sarà Luisa, mercoledì Ulrike, giovedì Massimo e venerdì tornerò di nuovo io, sabato di nuovo ricette. Quindi io adesso vi saluto e spero, boh, non lo so, fatemi sapere, dai, veramente, fatemi sapere se avete qualche personaggio, qualche storia che vi piace, cercheremo di arrangiarla. E niente, adesso penso che vi saluto perché mio padre sta facendo dei lavori, si è interrotto per il momento perché per permettermi di fare questa cosa, ma deve continuare a lavorare. Quindi vi mando un bacione grandissimo. Ciao Bibi. Hai visto Bibi oggi? Dove l'ho messi? Non so più dove l'ho messi. Ho fatto ballare il topolino all'inizio della storia. Spero tu l'abbia visto. Gli ho fatto fare un balletto. L'ho fatto per te perché so che ti piace tanto il topolino. E ci vediamo la prossima settimana, almeno voi mi vedrete sicuramente, io purtroppo posso solo leggere i vostri commenti, ma sono felicissima lo stesso. Qualunque cosa, purché restiamo sempre in contatto. E vi mando un abbraccio grandissimo, mille baci, ricordatevi che vi voglio bene e spero poi prima o poi di vedervi veramente tutti presto. Un bacione ragazzi, un bacione a tutti, ragazzi, colleghi, famiglie, tutti. Grazie della compagnia, grazie per esserci stati anche oggi e per esserci sempre. Grazie. Adesso ho lo stesso problema di Ulrike dell'altra volta che non riusciva.